russa dell'Ucraina ha portato in tutto il mondo forze politiche, governi, opinioni pubbliche a decidere da che parte stare, e non ci sono posizioni ambigue che tengano. Se si vuole sostenere l'Ucraina, la si sostiene dal punto di vista delle sanzioni alla Russia, dal punto di vista della resistenza ucraina, del supporto umanitario e del supporto finanziario. E voglio dire chiaramente che oggi la propaganda russa vuol far credere al fatto che sia colpa delle sanzioni il problema del prezzo dell'energia, ma in realtà sappiamo bene che è la Russia che sta ricattando l'Europa aprendo e chiudendo i rubinetti del gas, ed è per questo che noi abbiamo avviato come Italia un'opera di diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas e ci battiamo a livello europeo per il price cap sul gas, che è anche una forma di sanzione per dare meno soldi a Putin. Spero che alcuni slogan elettorali in Italia siano solo degli slogan, perché non si può scegliere di stare sia dalla parte del mondo libero che dalla parte delle autocrazie e delle dittature. Noi abbiamo scelto come paese, come governo italiano, di stare dalla parte del mondo libero.